Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando, che provocò la strage dei capaci e che per sua stessa missione avrebbe ucciso fra 100 e 200 persone, in un video chiede scusa ai familiari e alle vittime. Grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa, perdono a tutti i familiari delle vittime a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere. È una lunga intervista rilasciata 5 anni fa per un documentario francese sulla mafia, dove il collaboratore di giustizia, tornato libero dopo 25 anni di carcere, spiega perché ha deciso di svelare i segreti di Cosa Nostra. Ho cercato di dare il mio contributo il più possibile e dare un minimo di spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia. E chiedo scusa principalmente a mio figlio e a mia moglie. Dal carcere Re Bibbia spiega le difficoltà che deve affrontare chi decide di stare dalla parte dello Stato. Purtroppo nel nostro paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato, viene sempre disprezzato, quando invece credo che sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria, ma soprattutto umana. Una collaborazione che a Brusca è valsa la libertà anticipata, l'intervista è finita nel fascicolo dei magistrati che lo hanno scarcerato in anticipo, nonostante sia stato uno dei protagonisti di quella stagione di morte che ha insanguinato il paese e che, parole sue, doveva essere interrotta. Io chiamo Cosa Nostra una catena di morte. Una fabbrica di morte, né più e né meno. L'ho sempre chiamata, in quanto mi è capitato, nei vari processi, un'agonia continua.